E ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire il termoforo della Imetec per la zona cervicale, per le spalle. A cosa serve? Serve soprattutto per chi ha dolori un po' alla zona della cervicale, alle spalle, al collo, ma in generale aiuta a rilassare un po' questa zona riscaldandola. Quindi è un prodotto veramente funzionale. L'ho acquistato su Amazon, al link che vi lascio qui sotto in descrizione, ad un prezzo di 46 euro scontato. Adesso è salito un attimino di prezzo, ma è comunque uno sconto del 29%, quindi lo trovate sui 49 euro. Seguite sempre ovviamente l'andamento del prezzo, cliccate e vedete un po' com'è, ma è un prodotto che adesso vi dirò come mi sono trovato in questa settimana che l'ho provato, perché sono già andato a testarlo e vi dirò un po' le mie considerazioni. Tra l'altro, ho anche recensito, se vi ricordate, un po' di tempo fa lo stesso termoforo, però per la zona lombare, sempre della Imetec, e ovviamente ormai lo uso da tanto tempo e mi ci trovo benissimo. Andiamo a vederlo. Innanzitutto, come vedete, arriva in questa confezione di cartone, dove sono indicati ovviamente i punti per il quale appunto va a alleviare i dolori, a riscaldare, quindi spalle, collo e cervicale, e è studiato appositamente per andare ad avvolgere quelle che sono le spalle e il collo. Le dimensioni sono 47x52 come riportate e ovviamente i materiali sono un micro, diciamo, peluche, qua lo chiamano, che è appositamente anallergico e traspirante. È dotato di sistema di sicurezza che stacca in caso di cortocircuito, è lavabile a 30 gradi tranquillamente. Ovviamente dobbiamo andare a staccare il pezzo che vi farò vedere tra un momento. Ed ecco, questo è il tempo, la durata in cui si riscalda rapidamente, cioè in 5 minuti riesce a riscaldarsi, ma in verità anche meno, devo ammettere, soprattutto se mettiamo la modalità 5, che in verità poi si mette in automatico, quindi si riscalda subito e riesce a tenere una temperatura che si autospegne dopo le 3 ore di utilizzo. Quindi anche se lo volete mettere nella zona della cervicale, delle spalle, poi vi addormentate, ecco, non c'è alcun problema perché va in stand by dopo 3 ore. All'interno c'è ovviamente la confezione di plastica e libretto di istruzioni in tutte le lingue, quindi trovate veramente tutte le indicazioni. Adesso non starò qui a leggerle, anche perché poi sono veramente simili alle istruzioni che abbiamo visto anche per l'altro termoforo che ho recensito re di recente. Vediamo un po' com'è. Allora, innanzitutto devo dire che non pensavo fosse così spesso anche nel materiale. Questa parte qua, che ovviamente va ad avvolgersi al collo, è veramente morbida e ha un bello spessore. Questo è l'interno, vedete un colore totalmente differente. C'è la serpentina che va a riscaldarsi in tutta questa parte qua, come vedete, mentre la parte qua del collo è imbottita, morbida e non presenta, anzi sì, presenta qua sotto una piccola griglia che si può percepire, una serpentina, scusate, che si va comunque a riscaldare. C'è il velcro che vi permette di chiuderlo al collo. Io solitamente, se non è proprio indispensabile, magari se sono appoggiato sulla poltrona, sul divano, questa parte non la vado a chiudere, così mi copre per bene, diciamo, anche la parte un po' sotto della schiena e non mi vincola tanto sul collo. Però in generale anche messo così va benissimo. Questa parte qua, questo bordino, sembra del riso che c'è all'interno, non so con certezza. Comunque serve per dare un po' di peso, sentite? Serve per dare un po' di peso e tenerlo, diciamo, piombato, abbassato, e gira su tutto questo bordo. È veramente morbido, quindi anche piacevole. Qua c'è l'etichetta e poi abbiamo anche qua le indicazioni sul materiale.
si può lavare in lavatrice, ma cosa dovete fare? Semplicemente staccare questo spinotto, che vi permetterà ovviamente poi di lavarlo. Io l'ho già lavato e devo dire che funziona benissimo anche dopo il lavaggio. Ovviamente vi riporto le indicazioni sulla corrente, 250 volt, 1.5 ampere, il consumo è veramente minimo e direi che andiamo direttamente ad attaccarlo alla corrente, così vedete un attimo. Vado ad attaccarlo. Appena lo attacchiamo, dobbiamo procedere a schiacciare questo bottone di accensione e spegnimento, che si posizionerà in automatico sul 5. Come vedete, il numero 5 rispetto agli altri numeri, quello in rosso, cioè la temperatura più calda. In pochissimi minuti si riscalderà tutto. Ovviamente potete regolare la temperatura andando a spremere una volta su questo bottone, 1, 2, 3, 4, sulle diverse intensità. Il cavo è anche abbastanza lungo, quindi vi permette davvero di posizionarvi anche sul divano, attaccare la corrente vicino alla parete. Sarà sicuramente più di un metro, adesso dovrei verificare sul sito, ma trovate comunque tutte le informazioni più dettagliate sulla pagina che vi lascio qui sotto. Ecco, ovviamente questo qua non dovete metterlo a contatto con acqua, e dovete evitare anche su quello, sulla fascia lombare sempre della Imetec, di metterlo posizionato vicino alla fonte di calore, perché così potrebbe essere pericoloso. Tenete sempre il cavo e il telecomando a distanza. Adesso vi faccio vedere anche il fratello, diciamo, che ho recensito, cioè la fascia lombare, che ho qui. La fascia lombare, che ormai utilizzo da tantissimo tempo, ha la differenza appunto che è semplicemente, come si può dire, un tappetino molto più soffice, molto più fine, che si va ovviamente a mettere nella zona lombare e poi si va ad avvolgere con questa fascia. Anche qui c'è il velcro e, come vedete, si va ad avvolgere nella zona lombare. Anche questo dotato del medesimo telecomandino con le varie potenze. Col tempo, usandolo, si va un po' a sfilacciare, ma questo non è un problema, fa veramente il suo lavoro. Io tra l'altro questo lo metto non solo magari quando sto seduto a lavorare alla scrivania, ma lo appoggio poi la sera, questo è un consiglio che vi do, direttamente nel letto, così, e poi una volta appoggiato va a riscaldare tutto il letto mettendo sopra la coperta e ci si può dormire, perché dopo qualche ora, all'incirca 3 ore, si spegne in automatico. Lo metto solitamente sul 3 e fa il suo lavoro. Quindi questo trovate anche qui, magari vi lascio la recensione della fascia lombare sempre della Imetec, ottimo prodotto. Adesso questa qua, la fascia lombare, costa all'incirca 50 euro se non erro, mentre questo appunto è quello per la cervicale. Devo dire che posizionandolo nella zona delle spalle, al collo, se posso trovare una nota, diciamo, magari negativa, è che non aderisce perfettamente alla zona delle spalle, a dipendenza poi di come siete. Cioè riscalda sì, ma non si sente proprio così aderente. Ma penso sia studiato anche un po' per questo, cioè il fatto di magari essere così aderente potrebbe poi magari dare fastidio, però va veramente a riscaldare. Se poi voi vi appoggiate direttamente a una poltrona o al divano, che va proprio a premere, allora poi non c'è questo problema, si sente proprio veramente un livello di calore elevato. Ma comunque, mettendolo sul 4 o sul 5, il calore arriva benissimo. Bene, questa è la recensione del termoforo. Non vi faccio vedere con la pistola che misura la temperatura, perché l'ho già fatto già sull'altro, è ovviamente simile, si riscalda subito, però vi lascio qui il link in descrizione, e se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Alla prossima review!